Benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 1200 con il TIA Portal. In questo video vedremo in che modo possiamo aggiungere dei moduli di espansione da collegare al nostro PLC che avevamo già scelto e in che modo poi configurare gli ingressi e le uscite delle espansioni in modo da poter comandare le uscite delle espansioni direttamente dal PLC 1 e viceversa. Allora, per aggiungere le espansioni bisogna lavorare dal catalogo. Dal catalogo possiamo scegliere delle CPU, quindi altri PLC, possiamo scegliere dei modulini serial board che vanno collegati in questa parte dell'hardware e poi abbiamo gli ingressi digitali, 8 ingressi a 24 volt, 16 ingressi a 24 volt, modello a transistor. Prendiamo questo modulo di 8 ingressi, si trascina e si porta direttamente nella configurazione. Abbiamo poi le uscite digitali, abbiamo 8 uscite digitali, 16, abbiamo le uscite 16 uscite modulo a relè, con modulo 8 uscite a relè. Prendiamo questo qua, con 16 uscite a 24 volt. Digitale. Quindi abbiamo la nostra configurazione. Adesso dobbiamo vedere in che modo, quali sono gli ingressi e le uscite del primo PLC, dell'espansione e le uscite dell'altra espansione. Nel nostro PLC 1 clicchiamo su Proprietà e andiamo a vedere le caratteristiche del nostro PLC. Allora mi dice che ha 14 ingressi digitali e 10 uscite digitali. Per quanto riguarda gli ingressi, lui li identifica come canale 0 a canale 13, perché ovviamente contando lo 0 sono 14 ingressi. Lo stesso discorso vale per le uscite. Sono 10, quindi da canale 0 a canale 9. Andiamo a vedere, dice che l'indirizzo iniziale è ingresso.0. Andiamo a vedere gli indirizzi 0. Allora, mi identifica il canale 0, l'ingresso del canale 0 sarebbe l'ingresso I0.0. Ovviamente il canale 7 siamo all'ingresso di 0.7, quindi occupa i miei 8 byte. Per quanto riguarda poi il canale 8, si passa all'ingresso I1.0, I1.1, I1.2, I1.3, I1.4, l'ultimo canale è ingresso I1.5. Per quanto riguarda le uscite digitali, anche queste le identifica come canali. Il canale 0 è l'uscita Q0.0, ovviamente il canale 7 è l'uscita Q0.7, le altre due sono, si passa al prossimo byte, quindi è canale uscita Q1.0 e il canale 9 è Q1.1. Quindi abbiamo visto quali sono le assegnazioni per default per il nostro PLC. Adesso andiamo invece ad esaminare le espansioni, proprietà. Mi dice che per quanto riguarda le espansioni, questa è un'espansione in ingressi digitali a 8. Gli ingressi digitali anche qua sono dal canale 0 al canale 7. Gli indirizzi mi dice che attualmente sono stati stabiliti come se il primo indirizzo del PLC, l'indirizzo 0 è byte 8, indirizzo 0, bit 0, e l'ultimo ovviamente sono byte 8, indirizzo 7, quindi sarebbe ingresso 8.0, fine ingresso 8.7. Volendo posso modificarlo, basta cliccargli sopra e cambiare numero. Lo riporto come prima. Bene. Dopo aver visto che gli ingressi vanno da 8.0 a 8.7, andiamo a vedere invece per quanto riguarda le nostre uscite. Stesso discorso, seleziono l'espansione, il modulo, proprietà, le nostre 16 uscite digitali, anche qui le considera canali da 0 a 15. Per quanto riguarda invece gli indirizzi, dice che
La prima uscita è Q12.0, quindi la 7 sarebbe Q12.7, eccola qui. L'ottava sarebbe Q13.0 e se vado a rivedere l'ultima è Q13.7. Quindi devo ricordarmi che gli ingressi sono da 8.0 a 8.7 e le uscite sono da Q12.0 fino all'ultima che è Q13.7. Avendo considerato quali sono le ingressi e le uscite assegnate a questa configurazione, andiamo a compilare l'hardware. Vado sul main e sul main voglio creare due segmenti dove dal PLC 1 voglio attivare l'uscita dell'espansione 2, quella delle uscite, e poi dall'espansione da un ingresso dall'espansione degli ingressi voglio comandare una uscita del PLC. Quello che devo fare innanzitutto è crearmi delle variabili, tabella delle variabili, dove vado a mettere ad esempio input del PLC1 e lui mi assegna ingresso 1.0, se andiamo bene. Input modulo. Modulo ingressi, vedete che mi assegna l'ingresso 0.1, ma non è il nostro caso perché abbiamo visto che l'indirizzo è l'8 e il numero di bit posso dare dallo 0 al 7, quindi uso lo 0. Per quanto riguarda le uscite, uscita del PLC1, ecco, lui insiste perché pensa che stiamo ancora, lui non comprende il testo, segue la moda, la linea, adesso era in ingresso e continua con ingresso, ma noi invece sappiamo che non è un ingresso e lo trasformiamo in un'uscita, no? Ovviamente l'8, ma 0.0. Adesso mettiamo invece un'uscita del modulo delle uscite e lui ovviamente insiste Q0.1, ma abbiamo visto che invece gli ingressi assegnati andavano sul byte 12 e il byte 13, quindi 12.0. Quindi mi sono creato le mie variabili. A questo punto, non essendo collegato direttamente con un PLC, anche perché da casa non avendo, potrei collegarmi con un PLC, ma non ho l'espansione, quindi sarebbe difficile poi trasferirlo. Dobbiamo lavorare in forzamento degli ingressi e delle uscite, quindi mi devo creare una tabella di forzamento. Potrei però, prima di fare la tabella di forzamento, crearmi il mio programma, il mio main. È indifferente farlo prima o farlo dopo. Metto un contatto aperto. Abbiamo detto che io, dal mio contatto I0.0, dal mio input del PLC, voglio attivare, ogni tanto succede anche questo. Voglio attivare l'uscita Q12.0. Quindi con un segnale che mi arriva nel mio PLC, voglio comandare invece l'uscita che è del modulo. E viceversa, invece, da un ingresso del modulo 8.1
Oh, veramente avevo scritto i 8.0, eccolo qua. Voglio che dal modulo di espansione esterno aggiunto mi deve attivare un'uscita invece del mio PLC U0.0. Ecco, aggiungiamo anche che dal mio modulo di ingressi, siccome ho usato l'8.0, facciamo 8.1, mi attivi, quindi da un modulo degli ingressi mi attiva direttamente un modulo dell'uscita. Così abbiamo le tre possibilità. La Q12.0 l'avevamo già occupata, quindi facciamo la Q 12.1. Per essere precisi, siccome queste due variabili non le avevo dichiarate, adesso come variabili mi assegna tag 1 e tag 2. Allora facciamo così: rinomina la variabile, questa è input 2, no, input, un'altra cosa, input 2. Dal modulo degli input. E così modifichiamo la variabile direttamente, cambiamo l'etichetta alla variabile, rinome la variabile, questa qui è uscita 2 del modulo output del modulo delle uscite. Eccolo qua. Adesso che ho aggiunto queste due variabili, se andiamo a controllare la tabella delle variabili standard, ecco me le trovo aggiunte. Ok. Adesso il nostro programma è pronto. Facciamo una compilazione. A questo punto dobbiamo creare una tabella di forzamento per costringere questi ingressi a, non essendo collegati al PLC, quindi tabella di forzamento. Creo una tabella di forzamento, faccio in modo di eliminare la visibilità di tutto questo, affianco le finestre, prendo la variabile che si trova sul main e la porto sulla tabella di forzamento. Prendo il secondo ingresso e lo porto lì. Si potrebbero anche scrivere direttamente, ma perché fare le cose più complicate quando è possibile fare così? Metto anche, no, va bene, devo solo forzare gli ingressi, va a posto così. Quindi a questo punto compilo, spengo un attimo tutto, lo riporto, tolgo le due finestre, rimettiamo tutto come prima, compiliamo il tutto. E andiamo a lanciare il nostro programma, a caricarlo con il nostro PLC simulato, che in tutto e per tutto simula un PLC reale. Aspettiamo che svolga tutte le sue operazioni. Andiamo a vedere poi la simulazione di quello che abbiamo creato, forzando i nostri ingressi, per vedere il risultato. Anche se non siamo collegati ad un PC LC reale, comunque vedremo il risultato e siamo sicuri che lo stesso accadrebbe collegandoci con una configurazione come quella che abbiamo stabilito. Bene, adesso che abbiamo caricato il simulatore, carichiamo il programma sul simulatore. Avviamo tutto, passato da stop a run, avviandolo,
Chiudiamo questa finestra e facciamo in modo da visualizzare gli stati on-off. Ecco, abbiamo abilitato la visualizzazione degli stati on-off. Iconizzo questa finestra e vado ad allargare lo spazio del main. Divido le finestre, l'area dell'editor in due verticalmente e vado a mettere le tabelle. La tabella di forzamento. Adesso dalla tabella di forzamento sul valore di forzamento dell'ingresso del PLC 1 vado a cliccare 1 e diventa true. Per quanti non sapessero o non conoscono bene le tabelle di forzamento, c'è un altro mio video dove spiego solamente l'uso, l'utilizzo delle tabelle di forzamento con degli esempi. Una volta che abbiamo assegnato al valore di forzamento true, vado a forzare l'uscita. Mi chiede se sono sicuro. Ed eccolo qua. Dice che l'ingresso il 0.0 è stato forzato, non è l'ingresso che viene dal PLC. E comunque l'uscita del modulo, il 12.0, è stata attivata. Così abbiamo dimostrato che dall'ingresso fisico del PLC 1 posso comandare l'uscita del modulo delle uscite. Lo stesso posso fare dall'ingresso del modulo degli ingressi, posso comandare un'uscita invece del PLC. Quindi anche qua vado a scrivere 1, che lo trasformo in true e quindi riparto con avvio, sostituisci il forzamento. Mi chiede sempre questa. Quindi abbiamo provato che anche dal modulo aggiuntivo degli ingressi abbiamo comandato l'uscita del PLC1. Adesso vogliamo vedere come dal modulo degli input posso comandare un modulo di output. Quindi anche qua sull'input del modulo metto digito 1 e poi forzo l'uscita. Ecco, quindi abbiamo visto che con la configurazione che abbiamo, posso comandare gli ingressi, posso comandare le uscite, da qualsiasi espansione, da qualsiasi modulo posso comandare qualsiasi uscita, sia l'uno che dell'altro. Bene, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia stato utile per voi e di gradimento. Vi auguro una buona visione del prossimo video e arrivederci alla prossima.